Mamma mia, ragazzi, cosa sto godendo! Voi non avete neanche idea! Non avete neanche idea! In 2 giorni veramente sto. Mamma mia, c'è ieri la Francia che poi in finale, battendo il Belgio, con l'ufficializzazione di Ronaldo. Oggi la Croazia che batte l'Inghilterra 2-1. Madonna, cioè, volete dirmi praticamente che sabato, cioè domenica, quando ci sarà la finale, domenica finalissima del campionato mondiale di calcio, uno juventino sicuramente alzerà la Coppa del Mondo. Cazzo, che goduria, cioè, ragazzi, goduria. Era il mio sogno, vedermi una finale, diciamo una finale nei festival dei colori bianconeri. Avrei sperato Argentina-Croazia, la finalissima sarebbe stato proprio il massimo clamoroso, perché due da una parte e due dall'altra sarebbe stato. Dunque, sicuramente, questo per parlare di dati statistici, la Juventus aumenterà nel il suo record di maggior numero di campioni del mondo, passerà da 24, mal che vada 25, ben che vada 26. Ma intanto possiamo dire che la Juventus aumenterà il suo numero di campioni del mondo. E questo già per me è una soddisfazione enorme, perché non era facile dal 2006 che uno juventino non alzava la Coppa del Mondo, quindi attenzione, cioè dal 2006 che nessuno juventino ha più vinto un mondiale. Quindi non era una cosa così scontata. E quest'anno comunque vada o uno o l'altro, di cricco o di crocco, la Coppa la Juve l'alza. E questo per me è già un godimento incredibile, veramente, veramente bello, bello, bello. Per quanto riguarda la partita, ovviamente si è capito che tifavo spudoratamente Croazia. L'Inghilterra è passata in vantaggio, primi 15 minuti l'Inghilterra ha giocato bene, nulla da dire, ma poi quello che si è visto dell'Inghilterra di tutto il mondiale è che è una squadra che parte forte e poi si spegne. E la Croazia ha recuperato la partita con Perisic, e poi per la terza volta nella terza partita nei tempi supplementari è andata ai supplementari, solo che questa volta dopo i supplementari l'ha portata a casa grazie a un gol proprio di Mario Mandzukic, giocatore per il quale stavo stratifando in maniera viscerale proprio. Quindi insomma c'è poco da dire, ragazzi, sono veramente contentissimo della vittoria della Croazia. E devo essere sincero, anche perché io credo che alla fine l'Inghilterra non meritasse appieno questo risultato, perché secondo me l'Inghilterra con la Colombia per me meritava di uscire, non meritava di passare, è passata, però non è che stava strameritando. È passato i quarti perché ha beccato il sorteggio fortunato con la Svezia, però onestamente, cioè, devo essere onesto, secondo me la Croazia meritava di più, anche perché la Croazia ha fatto fuori squadre, a parte la Danimarca. Intanto ha vinto il girone, ha battuto la Danimarca ai rigori, insomma credo che. E poi la Russia padrona di casa, che non era una squadra, secondo me, così, non è così scarsa la Russia. E quindi comunque la Croazia è la 13ª squadra che va in finale di Coppa del Mondo. E come detto, domenica si giocherà la partita, si giocherà tutto con la Francia. E bello, bello, perché la Croazia comunque, al di là dei colori bianconeri di Mandzukic e Piazza, credo che abbia la simpatia del 90% degli italiani, proprio perché è una nazione spettacolare, ha dei giocatori fortissimi, Modric, Rakitic, di classe pura. E poi ci sono tanti giocatori che giocano in Italia, cioè io penso Mandzukic, Piazza, Perisic, Brozovic, Strinic, Badel. Sicuramente me ne dimentico qualcuno, perché cioè Versalico non gioca in Italia, ma ha giocato per anni nel Sassuolo, è venuto fuori dal Sassuolo. Quindi insomma, poco da dire. Quindi credo che. Allora, io vi dico, il mio sogno si è realizzato, quello di avere due squadre con i bianconeri in campo. Per domenica ho la preferenza per la Croazia, però la vivrò in maniera abbastanza serena e tranquilla, nel senso che comunque. Chiaro che preferirei vincesse la Croazia per aumentare ancora il numero di campioni del mondo, insomma, da passare da 25, da 24 a 26 sarebbe meglio, però già 25 diciamo che è già un buon aumentare, ecco. E niente, comunque sono veramente contento e ripeto, o Matuidi o Mandzukic e Piazza la Coppa del Mondo uno juventino lo alzerà, e per questo sono contento, anche perché c'è un reparto apposta allo Juventus Museum per queste cose. Voi non lo sapete, che se non siete andati, ma c'è appunto un reparto per i vari campioni delle coppe per nazionali. E poi comunque insomma, non male, non male, non male. E buona così, insomma, buona così, sono veramente veramente contento. Veramente contento, ho tifato spudoratamente Croazia, e sul gol di Mandzukic che ci ha risultato come se segnasse la Juve.
Si è parecchio divertente quando hanno buttato giù il camera e il fotografo che si è trovato in mezzo ai festeggiamenti. Dunque, Croazia batte Inghilterra 2-1 dopo i tempi supplementari e vola in finale di Coppa del Mondo. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Dovrebbero essere gli ultimi due di questo mondiale, sabato e domenica. Vi saluto, vi mando un abbraccio e al prossimo video. Ciao!